Mentre le intemperie flagellano l'Ucraina e la popolazione si scalda come può, Odessa è senza elettricità in seguito alle incursioni di droni kamikaze che hanno messo KO la rete elettrica. Gli ospedali si appoggiano a gruppi elettrogeni, intanto i russi continuano a lanciare bombardamenti nell'area di Kharkiv. Il portavoce dello Stato Maggiore ucraino, Oleksandr Supun, nel suo briefing quotidiano ha specificato i numeri degli attacchi nella provincia orientale di Donetsk, con i combattimenti più attivi nel distretto di Bakhmut, dove ha affermato che più di 20 insediamenti sono stati colpiti da oltre 60 attacchi con i Katyusha. La battaglia campale infuria attorno a Bakhmut, la cui conquista consentirebbe forse a Putin di troncare le direttrici di rifornimento dell'esercito di Kiev. Analisti occidentali mettono in dubbio questa logica, che in realtà non garantirebbe a Mosca sostanziali vantaggi, anche per gli spaventosi costi operativi.